ti faccio un'ultima domanda, Vai. poi passo a Silvia e volevo capire se secondo te, visto che ci sono stati anni, e aiutami a dire anni, di Decenni. studio, Anni decenni, di studio, anni, no, no, di studio, anni di anni. studio dietro a questa tua inchiesta che fra l'altro a me è Infatti è una domanda che interessata fin volevo da fare anch'io. subito e il titolo dice tutto, atto di dolore, secondo me dice tutto, non c'era titolo più azzeccato, ma secondo te... Dal tuo punto di vista, si arriverà mai a una verità? Ma io sono un inguaribile ottimista, a volte anche sconfinante forse nell'utopia, però io credo che la verità sia possibile, soprattutto se si vuole la verità dobbiamo credere che la verità sia possibile. Penso che ovviamente è un'impresa altamente complicata, però per me non esiste né l'aggettivo facile né l'aggettivo difficile e soprattutto non amo l'aggettivo impossibile. E quindi io sono convinto che ci si possa arrivare alla verità, però bisogna scegliere la giusta strategia, ovvero se la scomparsa di una ragazzina come tante rimane un mistero intricato e oscuro per 36 anni, significa che dietro c'è qualcosa di molto ingombrante che coinvolge personalità e anche realtà, mondi di un certo spessore. Quindi, secondo me, bisogna utilizzare una strategia che ricordi un po' quella che adoperarono i greci quando presero Troia, cioè non andare contro la città a viso aperto, perché altrimenti saresti sconfitto e andresti a sbattere contro le mura della città, ma ricercare degli stratagemmi, in quel caso fu il cavallo, per entrare nella città e conquistarla. Quali sono? Io col mio libro, io l'ho ribattezzato anche una bussola per la verità, perché? Perché sono convinto che alla luce di tutte delle enormità, di anomalie che ci sono e che hanno a che fare proprio con il giorno nel quale Emanuela è scomparsa. Nel giorno nel quale Emanuela è scomparsa, io credo che cominciando a risolvere tutti questi punti interrogativi, a dare una risposta a tutti questi punti interrogativi, si possano acquisire molte informazioni che ci instradano verso la verità. Perché? Perché sul giorno della scomparsa di Emanuela ci sono dei buchi neri inquietanti. Fin dal giorno della scomparsa, la famiglia sapeva che Emanuela fu vista per l'ultima volta sul corso di Rinascimento insieme a una sua compagna della scuola di musica. Questa informazione alla famiglia arrivò da un'altra studentessa che era con loro alla fermata dell'autobus, quello di fronte al Senato, dove se ne sono perse le tracce, almeno sembra si siano perse lì, poi anche questo è un altro punto da approfondire. Questa studentessa prese l'autobus, poi quando seppe che Emanuela era scomparsa, fu chiamata lo seppe perché fu chiamata dalle sorelle di Emanuela e le raccontò che l'aveva lasciata in compagnia di quest'altra studentessa, di quest'altra ragazza, una ragazza dell'età di Emanuela, c'è anche tutta la descrizione fisica. Questa ragazza non è mai stata identificata dagli inquirenti, mai stata identificata dagli inquirenti. Incredibile. Che è agghiacciante anche perché questa testimone la menzionò per 3 volte agli inquirenti, ma non solo. Suor Dolores, la direttrice della scuola di musica di Emanuela, di queste altre studentesse, riuscì a individuarla. Tutto questo è a verbale, io ho anche pubblicato il verbale proprio dove è scritto, tutto questo che vi sto raccontando. Suor Dolores riuscì a identificare questa ragazza, fece anche il confronto con quest'altra studentessa che l'aveva menzionata, la famiglia Orlandi, e non si capisce come gli inquirenti non siano riusciti a darle un Risolverla. nome e un volto. A darle un nome e un volto, se lo vuoi, Volevo far sì, vedere il il verbale. verbale c'è. Ecco, no, vabbè, Aspetta, facciamo aspetta. intanto Sì, vedere comunque nelle una pagine cosa. precedenti. Verbali vengono tutti riportati, Un quindi. nome e un volto a questa studentessa. Nella rubrica di Emanuela vi erano una trentina di contatti di amiche, compagne di classe, compagne della scuola di musica. La maggior parte di loro non è stata ascoltata. Io sono riuscito, io a parte aver provato a cercarle tutte,
tutte, perché una volta che consultai i diari di Emanuela e trovai questa rubrica, cominciai a presi i numeri di telefono, mi procurai gli elenchi telefonici del 1983, anche perché di queste persone la maggior parte c'era il numero di telefono, non c'era l'indirizzo. Risalii agli indirizzi e provai a vedere se per caso abitavano ancora dove risiedevano all'epoca o se ci stava qualche Cioè, familiare. un lavorone, Sì. è un lavorone, è quello che voglio dire. Prova a recuperare indirizzi, Quello che numeri di non doveva fare telefono. nemmeno lui, dovevano fare altre Sì, persone, no, tra sì. l'altro. Ma lui ci ha provato, cioè è anche riuscito, cioè. Sì, e io ho trovato Non si capisce perché poi le altre persone non ci siano una sua riuscite. amica, una sua compagna di classe delle medie, il cui appunto nome era sulla rubrica del diario di Emanuela. Ho parlato con questa persona, una delle pochissime che ha voluto parlare con me, e mi ha raccontato che ricevette da Emanuela una confidenza abbastanza angosciante pochi mesi prima della scomparsa, ovvero che mentre stava passeggiando per i giardini vaticani, Emanuela fu avvicinata da un ecclesiastico vicino a Wojtyla che la infastidì pesantemente, che allungò le mani, insomma, ecco. Tant'è vero che Emanuela, a questa amica, le raccontò che, insomma, lei non ci sarebbe più tornata a passeggiare nei giardini da sola perché aveva paura di fare un altro incontro di questo tipo. L'esperienza l'aveva abbastanza scossa, tanto è vero che gliene parlò con molta fatica e con molta anche vergogna, anche perché poi non dobbiamo dimenticarci nemmeno il contesto dell'epoca, ecco, cioè dove vicende di pedofilia Ecco. ecclesiastica non erano conosciute. Io ho esaminato anche le cronache degli anni Ottanta, non è riportato nemmeno mezzo episodio di pedofilia, di atti di pedofilia commessi da un prete. Oggi invece, grazie anche al grandissimo lavoro che fecero i cronisti del Boston Globe a inizio 2000, quindi lo scandalo dei preti pedofili di Boston, che ha dato vita poi al film Spotlight, grandissimo film. E oggi invece appunto sono notizie conosciute, è un problema del quale l'opinione pubblica è al corrente. All'epoca no. E quindi questa è una delle testimonianze, appunto una delle testimonianze inedite del libro, una delle tantissime zone d'ombra che purtroppo contaminano questa vicenda e che la rendono un mistero apparentemente senza fine. Io credo che cominciando appunto, come dicevo in precedenza, a rispondere a questi interrogativi, si possano acquisire tantissime informazioni. Ora me ne viene in mente un altro dato sul quale gli inquirenti non si sono soffermati e che invece meriterebbe di essere approfondito. Io ho scoperto, comunque ho acquisito questa informazione. Emanuela Orlandi, nel secondo quadrimestre dell'ultimo anno scolastico, 1982-83, quindi al termine del quale poi purtroppo scompare, maturò complessivamente 99 ore di assenza a scuola, di cui 71 nel secondo quadrimestre, che è un numero di assenze spaventoso. Basti pensare che l'anno prima, in tutto l'anno, ne aveva totalizzate una quarantina. 71 ore di assenza, alle quali deve abbinarsi la testimonianza di una sua compagna di classe, che ha raccontato agli inquirenti come fosse solita Emanuela fare molte assenze, ma soprattutto firmarsi le giustificazioni da sola. Tra l'altro, sono dati che, leggendo il diario di Emanuela, non balzano minimamente fuori, non saltano fuori, perché sul diario per ogni giorno erano riportati i compiti da fare. Quindi voglio dire, come mai, a cosa sono dovute tutte queste assenze? Visto che godeva anche di buona salute. Esatto, visto che godeva di buona salute, voglio dire, in una galassia così densa di nebbie, all'insegna della nebbia, non si può tralasciare nessun dettaglio e un particolare del genere meritava di essere approfondito. Poi, per esempio, c'è il numero di telefono di un nome, c'è questo nome sulla rubrica, un nome di ragazza senza cognome, c'è il numero di telefono accanto. Gli inquirenti iniziano a fare gli accertamenti su questa utenza telefonica, sbagliano a leggere la penultima cifra, chiamano una persona che non c'entra assolutamente nulla, si accorgono dell'errore, questa persona non c'entra nulla,
Però poi si fermano lì, non vanno avanti. Io ho fatto degli accertamenti su questo numero di telefono, non sono riuscito purtroppo a scoprire a chi appartenesse nel 1983, però ho scoperto che dal 1990 al 1999 è stato il numero di telefono di Telepace. Telepace è l'emittente televisiva vaticana. Ora, può essere benissimo una coincidenza, io, anche se io alle coincidenze ci credo molto poco, e anche in questa vicenda, soprattutto in questa vicenda. Però a chi apparteneva questo numero di telefono? Soprattutto l'intestataria era davvero questa Federica, che è il nome femminile riportato accanto a questo numero? Tra l'altro, accanto a questo nome, Emanuela scrisse a penna "indovina chi è", che sembra quasi una frase abbastanza beffarda e terrificante riletta oggi. E nella cerchia degli amici della parrocchia, degli amici del quartiere, che poi erano gli stessi, a scuola, nella scuola di musica, non salta fuori nessuna Federica. Nessuna Federica. E quindi l'unica Federica che viene menzionata, una Federica, da quello che era l'insegnante di canto corale di Emanuela alla parrocchia, che frequentava anche la scuola di musica, dice che la sera in cui Emanuela scomparve, lui interpellò anche questa Federica, della quale manca il cognome, che era presente anche lei lì di fronte al Senato, perché questa Federica qui frequentava la scuola di musica. Però quello che ci si chiede è di chi era questo numero di telefono? Perché nel 1990 questo numero di telefono viene preso da un soggetto che ha a che fare col Vaticano, Vaticano che è lo stato di Emanuela, e sulla quale il Vaticano ha sempre taciuto? Quindi, cioè, ora io ho dato soltanto un po' di assaggi, ce ne sono tantissimi, ancora tantissimi altri. Un'altra ragazza della scuola di musica, un'altra studentessa, che mi ha raccontato come Emanuela nelle ultime settimane avesse una macchina che passava a prenderla, una macchina scura con i finestrini scuri. Quindi, voglio dire, interrogativi ci sono, io mi rifaccio per l'obiettivo che hai chiesto in apertura a una frase di un antico autore latino, Aulo Gellio, che diceva "veritas filia temporis", e quindi credo che con un po' di tenacia, con molta insistenza e con un'ottima strategia, il tempo poi sarà anche in questo caso galantuomo.